nel quad oggi. Codice sconto per acquistare le moto nuove da DEG Motorsport. Il mio codice sconto è BUCCA200 e vi dà diritto a 200 euro di sconto sulle moto 2024. Questa è un'occasione che non potete perdervi, perché nessuno vi fa. DEG ha pensato a un prezzo speciale solo per questa 2023, che è di Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi primo video dell'anno di questo 2024, spero che abbiate passato delle buone feste e un buon capodanno. Io sono qui insieme a DEG Motorsport per darvi due notizie molto molto croccanti. Partiamo dalla prima, Yamaha YZF 250 2023. Sapete quanto adori questa moto e ve lo faccio vedere spesso e mi scrivete tutti nei commenti che si vede che vi piace questa moto. DEG ha pensato a un prezzo speciale solo per questa 2023, che è di 9.300 euro. La potete trovare in tutti i concessionari, quindi da Milano, Modena, Carpi, Rimini e Pesaro. In tutti questi concessionari potete trovare questa moto a questo prezzo. Mi raccomando, ce ne sono davvero poche di queste moto, quindi se volete fare un affarone andateci e dite che avete visto il mio video. Seconda novità che vi devo dire è il mio codice sconto per acquistare le moto nuove da DEG Motorsport. Il mio codice sconto è BUCCA200 e vi dà diritto a 200 euro di sconto sulle moto 2024, quindi tutta la gamma 125, 85, 2,5 e 4,5. Se andate nei concessionari e date il mio codice sconto avrete 200 euro di risparmio sulla moto nuova. Mi raccomando ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete comprare una moto nuova e se ci andate mi raccomando fate il mio nome e il mio codice sconto. Noi ragazzi siamo a Cingoli, non so se si riesce a capire dallo sfondo, sono veramente gasato perché oggi è bellissima come sempre. Io già sono entrato, non so se si vede, l'ho un po' sporcata, sono già entrato e mi piace veramente tanto, quindi poche chiacchiere, oggi rientriamo in pista, let's go into the track. Ok. Thank you.
sempre meravigliosa. Lei mi prende in giro come lo state facendo voi, perché nei commenti tutti mi dite: quando apri il gas vai giù con il gomito invece di... Anche nelle foto si vede il gomito. Sì, è vero, sono proprio così. E allora vi sono stato ad ascoltare e oggi mi sono concentrato su questo. E devo dire la verità, effettivamente ruotando il polso il gomito riesce a stare più alto e si riesce a guidare anche meglio. Però purtroppo, come vi ho già detto tante volte, combattere gli automatismi è difficilissimo. Però ci sto provando. Let's go into the track. Abbiamo anche il quad oggi. Voi lo sapete che io leggo sempre i commenti e quando riesco vi rispondo quasi sempre. E uno ultimamente mi state facendo notare, giustamente, sul come do il gas. Cioè, invece di ruotare il polso destro, io abbasso il gomito, accelero e abbasso il gomito. E siccome io vi sto sempre a sentire, oggi mi sto allenando proprio su questo. E devo dire che è una stupidata, però si sente, perché riesci sempre a essere col gomito giusto e a dare il gas e a muovere solo il polso. Per molti ovviamente è un'ovvietà, però anche questo è uno dei tanti automatismi sbagliati che ho e che sto cercando di correggere. Per voi che siete rimasti fino alla fine di questo video c'è una ricompensa. Un'anticipazione su uno dei prossimi video che usciranno sul canale, e cioè che io e DG Motorsport vi daremo la possibilità di provare le mie Yamaha YZ 2.5 2023, questa, e anche il 4.5 2023. Quindi ogni volta che vi vedrete in pista potrete venire da me, firmerete un modulo e potrete fare un turno di 10-15 minuti in sella alle Yamaha. Questa è un'occasione che non potete perdervi, perché nessuno vi farà provare le moto, ma io e DG vi abbiamo messo a disposizione queste due macchine. Quindi ci vediamo al prossimo video, spero che questo vi sia stato utile e vi sia piaciuto, quindi mi raccomando scrivetevi qui sotto un bel like e un commentino. Ciao ragazzi, alla prossima. Che vi... DG Motorsport ha pensato per 2000 in qualsiasi condizione quella di per voi che siete arrivati sulla vi farò fare per voi che siete arrivati potrete provare mi hai fatto ridere.